Vertice di Monaco, NATO e G7, pieno sostegno a Kiev, gli USA da Mosca crimini contro l'umanità, la Cina presto un piano di pace. Allarme aereo tra Leopoli e la capitale, le torture sui soldati ucraini documentati dalle telecamere del TG1. Terremoto, oltre 45.000 vittime tra Siria e Turchia, i soccorritori italiani in partenza, applausi per loro in aeroporto. Ultimo fine settimana di carnevale da tutto esaurito a Venezia, carri allegorici e sfilate tra storia e fantasia. Renato Zero e la voglia di stupire ancora con una nuova tournée nei Palasport al via a marzo e al TG1 dice è la paura del palco, il fascino di questo mestiere. Bonus edilizi sulle nuove regole entrate in vigore, il governo convoca associazioni e categorie del settore lunedì a Palazzo Chigi. La conferenza sulla sicurezza a Monaco, confermato il sostegno a Kiev, la Cina annuncia un'iniziativa per la pace, Tajani ribadisce l'impegno dell'Italia. Ancora bombardamenti russi nella regione di Kharkiv, l'offensiva russa si concentra sempre più nel Donbass, reportage dal fronte dell'inviato del TG2. Il Piemonte, una delle regioni più colpite dalla siccità, fiumi e laghi ai minimi, entrano in azione le autobotti per rifornire la rete idrica di 7 comuni nel Cuneese. Ritrovati sul balcone di una casa a Matera alcuni frammenti di un meteorite caduto al suolo il giorno di San Valentino, in tutto poche decine di grammi. Folla nelle piazze per il carnevale con le sfilate da nord a sud, senza più restrizioni dopo gli anni della pandemia, maschere e carri allegorici, Venezia invasa dai turisti. Gli artisti più pagati al mondo, in testa nel 2022 i Genesis con 230 milioni di dollari, poi Sting con 210, prima tra le donne la cantante Taylor Swift. Superbonus, lunedì il governo convoca associazioni e imprese, Fratelli d'Italia apre a modifiche dopo stop a cessione dei crediti. Il ministro Ciriani, non potevamo rinviare oltre. La sottosegretaria Montaruli si dimette dopo la condanna in Cassazione per peculato. Sono innocente, rispetto alle istituzioni, scontro con Forza Italia per una frase di Mulè. I paesi del G7 a Monaco aumentare il sostegno all'Ucraina. Il capo della diplomazia cinese annuncia un'iniziativa di Pechino. Tajani, pace, ma non con la resa di Kiev. Arrivano a Damasco in Siria gli aiuti umanitari dell'Italia per il terremoto. Il nostro è il primo paese europeo a intervenire nella zona. Il racconto dell'inviato del TG3. A Firenze aggressione davanti ad un liceo, pugni e calci contro studenti di un collettivo da parte di militanti di estrema destra. Nardella, squadrismo intollerabile. Allarme siccità, il Po in secca, i laghi di Como del Garda ai minimi. Per le polveri sottili scattano le misure antismog a Roma e Milano. Ospite Mario Tozzi che stasera torna con Sapiens su Rai 3. Lo stop al superbonus, il ridimensionamento messo in campo dal governo scatena la battaglia a partire dall'opposizione per il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, che ne aveva fatto uno dei provvedimenti bandiera insieme al reddito di cittadinanza. Così facendo, dice, si tradiscono famiglie e imprese. Dallo stesso parere anche il PD. Forza Italia chiede una soluzione, l'esecutivo apre ad eventuali modifiche ma ribadisce in troppi hanno passato il cerino ad altri. Le ristrutturazioni hanno fatto lievitare i costi fino a 120 miliardi di euro, un debito di oltre 2.000 euro a testa per ogni italiano. La politica dei bonus edilizi è stata un salasso per le casse dello Stato, uno sforzo economico senza precedenti ma destinato a un numero esiguo di abitazioni. La misura più onerosa, la detrazione al 110%, ha infatti riguardato soltanto l'1% degli immobili residenziali, con un conto di quasi 72 miliardi. Imprese e sindacati lanciano l'allarme per la stretta su crediti e sconto in fattura.
Intanto sulla direttiva Green l'Europa predica bene ma razzola male, impone ai Paesi membri una svolta ecologica ma dimentica che i suoi palazzi istituzionali sono fuori legge. Le sedi di Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo non avrebbero certificati idonei, ovvero non sono in classe D e quindi sono da rifare. Per non parlare degli sprechi energetici con costi da capogiro, milioni di euro l'anno, degli edifici che ospitano il Parlamento e le commissioni, tutto a spese dei contribuenti. Silvio Berlusconi parla di pace in Ucraina e Martin Weber cancella il vertice del PPE di giugno a Napoli. Il leader azzurro striglia i popolari. Non servono solo armi e sostegno a Kiev, ma anche il dialogo e aggiunge, con il mondo sull'orlo di un conflitto nucleare tra Russia e i paesi della NATO, io vengo criticato perché chiedo un tavolo per la soluzione del conflitto e un piano Marshall. Forza Italia fa quadrato attorno a lui e il ministro Tajani conferma la linea al summit di Monaco e dice tutto chiarito, incidente chiuso. Il nostro paese commemora le vittime delle foibe e ritrova la memoria anche su Tito. Il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera chiede la revoca dell'onorificenza più alta dello Stato concessa nel 1970 al dittatore comunista che ordinò i massacri al confine orientale, nonostante la legge non consenta di ritirare la decorazione a un personaggio defunto. Ma i firmatari della proposta non demordono. Dobbiamo togliere il titolo di Cavaliere della Repubblica a chi ordinò la pulizia etnica. La parabola di Bruno Contrada, l'arresto 30 anni fa per mafia, 10 anni in carcere da innocente, ora l'ultima beffa. Non doveva finire dietro le sbarre, lo Stato risarcirà per ingiusta detenzione, l'ex dirigente del SISDE, lo ha deciso la Corte d'Appello di Palermo, riceverà 286.000 euro, la metà di quanto chiesto invece dai regali. Roma paghi i danni morali, aveva stabilito una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2015. Buonasera, da prima pagina vediamo subito insieme i fatti principali del giorno nei nostri titoli. Alla conferenza di Monaco, leader del G7 determinati, avanti con il sostegno a Kiev e aumentare gli aiuti militari per fermare Putin. Stati Uniti e Gran Bretagna accusano, abbiamo prove di crimini contro l'umanità. La Cina annuncia un suo piano di pace. Dall'Ucraina il dramma e le storie di piccoli martiri, bambini rimasti nei villaggi sotto le bombe. Dal super bonus, costi insostenibili per i cittadini, taglio necessario per evitare un vertiginoso aumento del debito pubblico, spiega Giorgetti, ma Forza Italia chiede soluzioni per evitare danni a famiglie e imprese. Accolta la proposta di un tavolo di confronto. Lunedì parti convocate a Palazzo Chigi, gli attacchi di Movimento 5 Stelle e PD. Si dimette la sottosegretaria all'Università Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia dopo la condanna definitiva a un anno e mezzo per peculato legato a rimborsi spese. Lei si difende, sono certa della mia innocenza. Si riaccende la polemica con il PD. Domani i nomi dei due candidati in sfida per la segreteria Dem, in vantaggio Bonaccini sulla Schlein. Tragedia nel cuore della Sardegna, Oristano, una donna di 52 anni uccide la figlia di 13 a coltellate nel bagno di casa, poi tenta il suicidio lanciandosi dal balcone. Ora è in gravi condizioni nell'ospedale di Sassari. Lo strazio del padre della ragazza, la coppia si era separata un anno fa, mistero sul movente. L'allarme siccità cresce in tutto il nord Italia, fiumi e laghi ai livelli di piena estate, la bassa marea a Venezia ferma anche le idroambulanze, la mancanza di pioggia mette a rischio l'agricoltura e con la risalita delle temperature in montagna cresce il pericolo di valanghe. Maschere, costumi, parate e ghiottonerie da Venezia a Viareggio, Cento, Putignano, Fano, a Cireale. I tanti volti storici della magia del carnevale tra festa, divertimento e tradizioni preziose. In Brasile via allo spettacolare Carnevale di Rio che al ritmo di samba attirerà 45 milioni di turisti. L'economia italiana evita la recessione anche del primo trimestre dell'anno, nonostante la frenata. Il caro energia Confindustria stima un PIL in crescita dello 0,6% su base annua. A dare una mano è il forte calo del prezzo del gas. Produzione in ripresa anche se i consumi delle famiglie restano bassi.
Stop al super bonus, il governo convoca imprese e sindacati per discutere eventuali modifiche al decreto. Dopo le pressioni di Forza Italia, il ministro Ciriani parla di possibili emendamenti in Parlamento, ma aggiunge: abbiamo ricevuto questo cerino da chi ci ha preceduto. Putin dovrà rendere conto dei suoi crimini di guerra, dei quali abbiamo le prove. Questo è il messaggio lanciato dagli alleati occidentali alla conferenza di Monaco sulla sicurezza. I paesi della NATO promettono a Kiev più armamenti. Tajani incontra il ministro ucraino Kuleba. La morte di Elena Aubry fu una tragedia prevedibile ed evitabile. Queste le motivazioni della sentenza di condanna dell'ingegnere responsabile della manutenzione di Via Ostiense a Roma. L'incidente nel 2018, la giovane cadde dalla moto a causa delle condizioni dissestate del manto stradale. Trovato su un balcone a Matera il meteorite caduto a San Valentino. Il frammento di 70 grammi precipitato alla velocità di 300 km all'ora ha scheggiato una piastrella e un pannello solare. Un botto come uno sparo, hanno commentato i proprietari della casa. A Venezia il carnevale dei record, decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo per festeggiare in maschera, dame, cavalieri, carri allegorici e rievocazioni storiche. Un evento magico per tutte le età, tra calli e campielli. Esplode la gioia. 0-0 la nuova sfida in musica di Renato Zero, pronto a tornare in tour nei Palasport d'Italia. Si parte il 7 marzo da Firenze, ultima tappa la sua Roma, dove l'artista lo scorso autunno ha celebrato i 70 anni davanti a 100.000 fan. Sono state convocate a Palazzo Chigi per lunedì pomeriggio le categorie interessate dalle norme che bloccano la cessione dei crediti dei bonus edilizi, tra cui il super bonus. Molti hanno passato il cerino a quelli che venivano dopo. Il governo Meloni ha dovuto scegliere, non si poteva rinviare, dice il ministro Ciriani. Fratelli d'Italia apre all'ipotesi di una cartolarizzazione dei crediti. Augusta Montaruli si è dimessa da sottosegretaria all'università dopo la condanna definitiva per peculato a 1 anno e 6 mesi per uso improprio dei fondi dei gruppi consiliari in Piemonte, fatti avvenuti che risalgono tra il 2010 e il 2014. Ho deciso di dimettermi, ha detto la parlamentare di Fratelli d'Italia, per difendere le istituzioni, certa della mia innocenza. Sul caso, profonda polemica, durissima polemica tra Fratelli d'Italia e Forza Italia. E alla conferenza sulla sicurezza di Monaco i paesi del G7 hanno ribadito la loro determinazione a continuare a sostenere l'Ucraina. Gli alleati devono raddoppiare il sostegno militare, ha detto Ursula von der Leyen. Sulla stessa linea a Londra, la Cina apre e annuncia presto una iniziativa per la pace per l'Ucraina. Vogliamo la pace, ma non a tutti i costi, avverte Kiev. Ha superato i 45.000 morti il bilancio delle vittime del terremoto del 6 febbraio in Turchia e Siria. Numerosi dispersi ancora sotto le macerie. Ieri 3 persone sono state estratte vive. Non ce l'ha fatta invece il bimbo di 12 anni che era stato salvato 296 ore dopo il sisma. Tra le vittime anche il calciatore ghanese ex Chelsea, Christian Atsu. E calcio italiano, in lutto per la morte di Ilario Castagnera, aveva 82 anni, ex allenatore di Inter, Milan, Lazio, ma soprattutto del Perugia dei Miracoli. Guidato dal 1974 al 1980, nella stagione 78-79, è stato il primo allenatore di Serie A a terminare il campionato da imbattuto, senza riuscire però a vincere il titolo. Per anni, con garbo e competenza, è stato commentatore per questa emittente.